Era il 13 luglio del 1793 e il giornalista e leader rivoluzionario francese Jean-Paul Marat stava facendo uno dei suoi consueti lunghi bagni per attenuare il dolore dell'eczema che lo tormentava. Charlotte Corday, una simpatizzante realista, irruppe nella stanza e lo accoltellò. L'amico Jacques-Louis David organizzò il funerale e col suo dipinto rese Marat immortale. Marat è raffigurato nel momento del suo ultimo respiro. La penna e il foglio di carta raccontano della sua abitudine di usare il momento del bagno come occasione per lavorare, mentre la mano sinistra stringe il messaggio lasciato dall'assassina. Sono fortunata, è sufficiente per aver diritto al vostro patriottismo. La scena, più che un'accurata ricostruzione dell'evento, è un'evocazione di un martirio. Non c'è traccia di tagli sulla pelle di Marat. Il coltello giace per terra invece che conficcato nel corpo. La Corday, che non fuggì dalla scena del crimine, non è presente nel dipinto. Tutta l'attenzione è focalizzata su Marat, la cui posizione ricorda il Cristo morto della Pietà di Michelangelo, sorretto da Maria. Una simile idealizzazione eleva un semplice ritratto a una tragica rappresentazione universale. David aveva una solida carriera d'artista quando scoppiò la Rivoluzione francese. Sia l'artista sia le sue opere si intrecciarono con gli eventi politici che seguirono. Si dedicò a tematiche e personaggi rivoluzionari, contribuendo a promuovere il movimento repubblicano in Francia. Quest'opera e la vita di David sono un esempio perfetto di come gli artisti hanno spesso promosso le cause politiche in cui credevano, sia attraverso un coinvolgimento personale, sia usando lo strumento dell'arte. E se mai c'è stata un'immagine capace di farti morire per una causa, quella è la morte di Marat. E questo aspetto è ciò che la rende polvere da sparo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!